Il mondo del calcio piange la scomparsa di Phil Masinga, l'attaccante sudafricano è morto all'età di 49 anni per una brutta malattia. Per tanti è l'uomo che ha firmato tre delle quattro vittorie del Bari contro l'Inter tra il 1997 e il 1999. Per altri è invece la punta di diamante di una squadra che con Eugenio Fascetti in panchina è stata capace di produrre un calcio bello ed emozionante. Per altri ancora la sua scomparsa lo ha ricongiunto ad altri due cuori biancorossi come Franco Mancini e Klaas Ingesson. Per chi ama il calcio e il Bari in particolare, quella di Phil Masinga non è stata una semplice morte. Per chi ha vissuto quegli anni da tifoso o da semplice spettatore, come se fosse venuta a mancare una parte di sé, di domenica pomeriggio allo stadio sul divano, magari ascoltando la radio e sentendo una voce dire che il Bari è passato in vantaggio, ha segnato Masinga, perché Phil era uno di quei calciatori capaci di suscitare la simpatia non solo dei suoi tifosi, ma anche di quelli di altre squadre, e questo fermo restando le sue capacità tecniche certificate dai numeri, 24 gol in 75 partite giocate in Serie A con il Bari, ma anche le 18 reti segnate in 58 gettoni con il Sudafrica, di cui la più importante resterà quella contro la Repubblica Democratica del Congo nel 1997, una rete storica che ha regalato alla nazionale dei Bafana Bafana la prima partecipazione a un mondiale, quello del 1998 in Francia. A 49 anni Masinga ha però perso la partita più importante, quella contro il male che lo affliggeva, e chi lo ha ammirato in campo si è sentito tutto un tratto più solo.